Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video nel quale parlerò relativamente all'apprendimento, ovviamente dando sempre una delineazione relativa alla scuola, quindi apprendimento. Scolastico. Io ringrazio tutti i sostenitori di questo canale che insomma mi stanno aiutando tanto anche a livello motivazionale per fare nuovi video, anche perché essi comportano tempo, dedizione e professionalità. E ovviamente tutti questi video sono utili a tutti coloro che si accingono a diventare professori, insegnanti o magari già lo sono e possono magari avere informazioni e conoscenze ausiliarie che ovviamente a mio avviso sono importanti conoscere per essere degli insegnanti sempre migliori. Allora, è importante per quanto riguarda l'apprendimento scolastico focalizzarci su una prima parte introduttiva relativa ai modelli di sviluppo della letto-scrittura. Quindi, scrivo in nero, sviluppo della lettura e della scrittura. Ovviamente per apprendere bisogna apprendere a leggere, apprendere a verbalizzare, apprendere a comunicare. Allora, il linguaggio ha la caratteristica di svilupparsi su base innata e spontanea. Viceversa, l'acquisizione di abilità strumentali di lettura, di scrittura, di calcolo, di pensiero richiedono uno sforzo intenzionale da parte del bambino. Quindi, questo è su base innata. Queste abilità strumentali, abbiamo detto ce ne sono tante, ne ridico alcune: la capacità di leggere, di scrivere, di calcolare, eccetera eccetera, richiedono una intenzionalità. Vi dico di più, queste abilità possono essere apprese solo in maniera graduale e solo dietro l'insegnamento, e già questo ci apre un mondo relativo all'importanza della professione docente, della professione di tutti gli insegnanti. Quindi, apprendimento graduale, e può essere appreso solo mediante l'insegnamento. Badate bene, queste cose devono essere insegnate. Quindi è
Utile aggiungere che le abilità di lettura e scrittura sono intimamente correlate, interconnesse, infatti i bambini con problemi nell'acquisizione di processi di scrittura hanno in buona parte già sperimentato difficoltà nell'acquisizione della lettura. Per chi vuole approfondire questa tematica, vi lascio dei nomi dei ricercatori che hanno pubblicato articoli scientifici. Wolf e Melgalis. Quindi io per brevità non lo faccio, ma vi do i riferimenti per fare un approfondimento di quanto appena detto. L'apprendimento della lettoscrittura inizia in ambiente familiare ed è ovvio che tutte queste informazioni che vi sto dando ormai con decine e decine di video possono essere implementate e complementate alla vostra prova. Scritta soprattutto, risposta aperta, cioè far vedere, dimostrare di avere conoscenze in merito a queste dinamiche fondamentali dell'apprendimento, della scuola, della formazione, della conoscenza, far vedere, insomma, di conoscere tutti questi aspetti, ovviamente aumenta la possibilità di essere giudicati positivamente, basti vedere le griglie di valutazione dei diversi concorsi relativamente alla valutazione della completezza della risposta e anche della originalità e creatività. È ovvio che dare una risposta altamente nozionistica, a mio avviso, potrebbe non essere sufficiente perché l'insegnante non solo deve dimostrare di conoscere, ma deve dimostrare anche di trasmettere, di essere capace di trasmettere determinate conoscenze anche attraverso l'acquisizione di specifiche metodologie o specifiche conoscenze. Ad esempio, la conoscenza di come avviene l'apprendimento, di come avviene l'apprendimento della lettura e della scrittura, che abbiamo detto che iniziare in ambiente familiare e proseguire in modo condiviso con coetanei nella scuola. Prosegue nella scuola. Prosegue e spesso termina all'interno della scuola. All'interno della quale le attività sono metodologicamente organizzate per promuovere lo sviluppo e l'integrazione dei prerequisiti dell'apprendimento. Quindi a questo punto è fondamentale che i percorsi didattici tengano conto delle tappe di sviluppo, quindi in una, ad esempio, UDA, unità di apprendimento, è fondamentale tener conto delle tappe di sviluppo, e per le scuole primarie e materne, oltre questo, è importante quindi conoscere le tappe di sviluppo di tipo cognitivo e di tipo funzionale. Di questo vi ho parlato nei modelli evolutivi.
avanti ad un'eventuale domanda di di un test preselettivo. Se vi viene chiesto che cos'è, che cosa sia il linguaggio, è uno strumento attraverso il quale i suoni combinati in base a regole culturalmente definite, veicolano, trasmettono contenuti e messaggi. Ecco cos'è il linguaggio, niente di più semplice. Però attenzione, ad esempio un merlo indiano, un pappagallo, è capace di riprodurre correttamente alcuni suoni della nostra parola, della nostra lingua. Ma il linguaggio umano è caratterizzato da due peculiarità. C'è una funzione comunicativa e una funzione simbolica. Essa, la funzione comunicativa, ha l'intenzionalità di trasmettere un preciso significato. E la funzione simbolica indica il potere rappresentativo della parola, che va, tale parola, a sostituire l'oggetto che si vuole indicare, individuare, contestualizzare. Quindi la parola che ha forte potere rappresentativo. Noi, attraverso la parola, siamo in grado di parlare di oggetti e questioni che non abbiamo davanti ai nostri occhi, ma abbiamo nella nostra mente. La comprensione, dico altre due cose, il linguaggio è correlato poi alla comprensione del linguaggio. Essa si fonda, tale comprensione, sulla capacità di discriminare i suoni e attribuire loro un senso. Quindi ci vogliono almeno due capacità: identificazione corretta dei suoni e la capacità di attribuire loro un senso, quindi attribuzione del significato. Se si riescono a fare questi due processi, si riesce a capire e a comprendere ciò che viene detto attraverso il linguaggio. Quindi ci sono due competenze: una competenza linguistica che è quella di produrre messaggi a scopo comunicativo, quindi ci dà la possibilità di comunicare, ed è correlata alla comunicazione, e la competenza comunicativa. Saper quindi usare gli strumenti linguistici in maniera intenzionale per trasmettere il messaggio. Quindi l'intenzionalità del messaggio. Ovviamente
fondamentale conoscere almeno queste fondamenta, queste basi introduttive, perché è possibile trovare nel percorso di noi docenti, discenti e studenti che possono aver maturato difficoltà relativamente a questi ambiti e adesso che la scuola va sempre più in direzione dell'inclusione e della comprensione di diagnosi precoci di studenti che hanno particolari difficoltà, a questo punto diventa fondamentale che i professori abbiano capacità anche di discernere non solo intuitivamente ma anche scientificamente, di comprendere eventuali difficoltà degli studenti, identificandole, questo è il primo processo, e poi affrontandole ovviamente con il consiglio di classe. Io con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ovviamente il regalo più grande che potete farmi è quello di lasciare commenti, condividere questi contenuti al fine, insomma, di darmi motivazione a creare nuovi video e al fine di dare visibilità a canali e video che non parlino solo di politica, di moda, di oggetti, di disastri, ma di video che cercano di focalizzare l'attenzione anche su aspetti culturali intimamente connessi con l'insegnamento e l'arte di trasmettere la conoscenza. Io vi ringrazio e vi auguro una meravigliosa giornata.